Che? È troppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo di un film DreamWorks del 2001, Shrek. In realtà mi è già capitato di parlare di questo film all'interno di un'altra delle mie recensioni. Vi ricordate quale? Vi do qualche secondo. La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia perché praticamente, come ho già detto, adesso non mi metterò a riparlare della Bella e la Bestia, ci ho già fatto un video di 40 e passa minuti, vi guardate quello. Però ne ho parlato perché? Perché il parallelismo è impossibile non farlo, poiché Shrek fa quello che La Bella e la Bestia non ha fatto. Ma di questo ne parleremo meglio dopo. Adesso vediamo il film nel dettaglio, perché parte che già si vuol dimostrare come un qualcosa che voglia andare a dissacrare, no, il magico mondo delle fiabe. Perché noi vediamo questo tizio che non sappiamo ancora chi è, che sta leggendo il classico libro dove c'è la fanciulla in pericolo, il drago, c'è il principe che la salva, eccetera eccetera. Questo qualcuno dice aspetta e spera, strappa le pagine dal libro, non si sa cosa ci abbia fatto, però si vede che esce da una latrina. E abbiamo la presentazione del protagonista, che avviene durante i titoli di testa, mentre fa le sue cose da orco, no? Che sarebbero le cose che facciamo anche noi esseri umani, però versione orchesca. Quindi si lava i denti con il fluido di insetti, si lava nella melma, insomma fa ste robe qua. Ed è particolare perché? Perché ovviamente, essendo questo un film che si muove in antitesi a quelli fiabeschi, il protagonista non è una principessa o un principe, ma è uno dei cattivi per antonomasia, l'orco. E lui se ne sta lì, nella sua palude, si fa i fatti suoi, nessuno dovrebbe rompergli le scatole, e invece qualcuno che gli rompe le scatole c'è. Un gruppo di avventori che prende parte durante la notte e gli vuole fare un agguato. Lui si dimostra quello che è, cioè piuttosto forte, riesce a raggirarli, gli spegne la torcia con due dita come se volesse spaventarlo col fuoco, insomma tutta una serie di parentesi anche abbastanza comiche, e li mette in fuga. Tra l'altro il comportamento di Shrek non è di chi rimane stupito da questa cosa, cioè abbiamo proprio l'idea che lui la viva costantemente. Ci sia costantemente questo stigma nei suoi confronti, ne parliamo meglio dopo. Però c'è una cosa particolare, perché sembra che questi tizi non ce l'avessero solo con lui. Cioè proprio tutti i personaggi delle fiabe sono ricercati. È caduto un manifesto con scritto ricercati i cosi, come dice Shrek, delle fiabe. E difatti nella foresta c'è un accampamento dove ci sono delle guardie che stanno deportando i personaggi delle fiabe. Ci sono anche delle scene abbastanza atroci, c'è Geppetto che vende Pinocchio per due spiccioli, cioè veramente cose atroci che passano leggere, ma in realtà se ci vai a ragionare sono anche abbastanza pesanti. Per esempio la vicenda dei tre orsi, i tre orsi di Riccioli d'Oro, ragazzi, allucinante, perché noi in questa scena vediamo che ci sono mamma, papà e orsacchiotto, e poi dopo la mamma la rivedremo sì, ma in un altro modo. Ma ne parliamo dopo. E c'è anche questo mulo parlante, la padrona vuole venderlo, e ovviamente lui cosa fa? Sta zitto per non farsi beccare, poi però cade polvere di fata su di lui, svolazza, comincia a insultare tutti, finisce l'effetto, casino, lo sgamano, insomma c'è la fuga di questo mulo e raggiunge Shrek. E in questa fase veniamo a conoscenza del nome dell'antagonista, ovvero Lord Farquaad, che praticamente in una visione un po' hitleriana della questione vorrebbe creare il suo mondo perfetto, vuole eliminare tutti i personaggi delle fiabe. È strano però che non considera personaggi delle fiabe anche per esempio le principesse, no? Perché anche loro fanno parte di una fiaba. No, considera soltanto quelli un po' più particolari, magici, come dei nemici, insomma quelli diversi. E quindi queste guardie vorrebbero catturare, oltre a Ciuchino, anche Shrek. Non è cosa molto semplice, infatti Shrek li mette in fuga con una facilità incredibile, e Ciuchino giustamente cosa fa? Si attacca subito a lui. E Ciuchino, per quanto fastidioso, in qualche modo già si vede che colpisce Shrek. Perché Ciuchino non giudica Shrek sulla base dell'aspetto. E questo già ci dà l'idea forte di uno stigma che si porta dietro Shrek. Cosa che, facciamo sempre il parallelismo con La Bella e la Bestia, non apparteneva ad Adam. Perché Adam è stato trasformato in qualcosa di brutto. Al contrario, Shrek c'è nato. Cioè, Adam
punta, a volte lo chiamo Abram, faccio dei mescoloni, Adam punta a tornare com'era. Shrek invece vorrebbe solo essere lasciato in pace per ciò che è. E questa già è una grande differenza che abbiamo soprattutto nei confronti del pubblico, perché mentre da un lato ci abbiamo Adam che ci fa vivere come un'ingiustizia il suo essere orribile, ok? Dall'altra parte abbiamo Shrek che ci fa vivere come un'ingiustizia il fatto che gli venga fatto pesare l'essere orribile. C'è una differenza gigantesca di significato ed è inutile dire che ovviamente la vince Shrek. Comunque in questa fase c'è una cosa che mi ha colpito, perché abbiamo Shrek che ritorna a casa, Ciuchino che lo segue e che lo tallona. Shrek non riesce a tenerlo lontano come fa con gli altri, perché Shrek cerca di allontanare gli altri costantemente, ma 99 su 100 già si capisce che lo fa perché ha paura che gli altri possano ferirlo, perché lui non sopporta questa sua condizione. Lui vive da un punto di vista psicologico, ripeto, questo stigma fortissimo dell'essere uno stupido, orrendo orco. Quindi cerca di allontanare gli altri così da non soffrire. E è particolare però per una persona così avere in casa un tavolo con due posti. È strano, vero? Magari dici ha dei parenti, non mi pare che in tutta la sua tetralogia si sia mai visto un parente orco di Shrek, però, cioè, perché hai due posti? Quindi tu parti dal presupposto che potresti avere degli ospiti, ma se allontani tutti, se vivi da solo, perché hai un tavolo per due? La cosa mi ha colpito. Forse anche a causa di quelli che sono stati gli avvenimenti del pomeriggio, anche altri personaggi delle favole scelgono di trasferirsi da Shrek, che ovviamente non li vuole, ma questi sono super invasivi, gli entrano anche in casa, ed è qui che già vediamo che non ci sono più i tre orsi, ma sono in due, ci sono soltanto papà e cucciolo orso, mamma orso non c'è, non si sa che fine ha fatto, comunque vabbè. E ci sono questi personaggi delle favole, insomma, che sono lì, che chiedono asilo e Shrek se la prende, perché lui non vuole nessuno intorno. E gli dice, io ora vado da Lord Farquaad, gliene dico quanto è un porco, che dovete sloggiare tutti, non deve più rompere. E ovviamente tutti quanti, anziché sentirsi rifiutati, si sentono difesi. E quindi abbiamo questo Shrek che all'improvviso diventa il loro eroe, tutti esultano. E Shrek chiede: dov'è Lord Farquaad? Chi lo sa? E lo sa solo Ciuchino. Quindi i due, nonostante Shrek ovviamente non voglia, partono alla volta di Duloc, se non mi ricordo male. E finalmente questo antagonista lo vediamo. Vediamo Lord Farquaad, intento nel torturare il povero Pan di Zenzero perché vuole farsi rivelare dove si trovano tutti gli altri personaggi delle fiabe. E c'è questa cosa di un uomo focaccina. Allora, l'uomo focaccina, che è una roba che anche a me, quando l'ho visto la prima volta, ho detto: ma che roba è? Praticamente il giochino, che in italiano non era assolutamente possibile renderlo, era quello di ricostruire quella che è una famosa canzoncina inglese, se non sbaglio, che appunto è sul Muffin Man, se non sbaglio. Do you know the Muffin Man? Una roba di questo genere. Ecco, quindi c'è questo scambio di battute, anziché il Muffin Man è l'uomo focaccina che vive nella farina, vabbè, nessuno ci ha capito niente a meno che non conoscesse la canzone originale. Lo vediamo questo Farquaad che è piuttosto basso e tutto il film e anche i personaggi del film lo deridono per la sua altezza. E questa è una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, no? Perché, cioè, tu mi stai rappresentando Shrek che poverino soffre per quella che è la sua condizione di orco, soffre per come gli altri lo guardano, eccetera, eccetera, e poi mi fai del body shaming sul cattivo? È una roba un po' strana. D'altro canto, potrebbe essere anche un punto di vista satirico. Sai, Lord Farquaad è un potere forte. Quindi deridere, mettere in renudo, no? Quindi deriderlo può essere anche un modo per combatterlo, fra virgolette. Anche se, ripeto, l'ho trovata una scelta strana. D'altro canto, potrebbe essere anche un parallelismo con Shrek, no?
cioè abbiamo Shrek che soffre per la sua condizione, per come viene deriso, per come viene trattato, mentre invece Lord Farquaad, anziché soffrirne, si è incattivito. Cioè è possibile che questo suo essere cattivo sia dovuto al fatto che gli altri lo deridano per la sua altezza, per quella che lui vede come una sua mancanza? Un suo deficit, il suo essere basso, no? Mi verrebbe da citare De André, un nano, una carogna di sicuro, no? Cioè, non lo so come lo volete rileggere, è la cosa che più mi ha lasciato un po' perplesso di questo film. Ad ogni modo la tortura si interrompe perché finalmente le guardie di Farquaad hanno trovato lo specchio magico. E ho pensato, vabbè, lo utilizzeranno per trovare i personaggi delle fiabe. Semplicemente Farquaad vuol sapere come fare per diventare re in modo ufficiale, perché a quanto pare non ha titolo nobiliare. Tra l'altro, approfitto di questo video per ricordare la formula che non è specchio specchio delle mie brame, ma è specchio servo delle mie brame. E fate attenzione perché questa è vera. Di solito questa notizia gira insieme ad altre due che sono false. Nella fattispecie si parla di un 2 3 stella e ambarabà cicicoccò. Cioè, nella stessa notizia, dove questa che vi ho appena detto dello specchio non è una bufala, le altre due lo sono, perché dicono che un 2 3 stella in realtà sia un 2 3 stai là, mentre ambarabà cicicoccò, anziché le civette che facevano l'amore, farebbero timore alla figlia del dottore. No, no. Allora, è sì, specchio servo delle mie brame, però un 2 3 stella e ambarabà cicicoccò sono quelle che avete sempre conosciuto. E quindi Lord Farquaad come può diventare re in modo ufficiale? È piuttosto semplice. Si deve sposare con una principessa, a quel punto lì ottiene il titolo. E quindi basta trovare una principessa disponibile. E ce ne sono tre. Abbiamo Cenerentola, che viene definita una reclusa mentalmente plagiata. Adorato questo passaggio. Poi abbiamo Biancaneve. E abbiamo una che sembra una new entry, no? Perché non abbiamo mai sentito parlare di lei, che infatti esiste, credo, solo esclusivamente per questo film. Ora, sinceramente, non mi sono documentato, ma credo che se la siano inventata loro, che è Fiona, e si ritrova rinchiusa in un castello sulla cima di un monte, in mezzo alla lava, con un drago che la controlla. Insomma, piuttosto complicata da raggiungere, no? E ovviamente Farquaad chi sceglie, che nemmeno lui sa bene chi scegliere, cioè evidentemente gliene frega QB, ecco, sceglie giustamente lei, Fiona, che ti viene da dire, ma porco cane Farquaad, Biancaneve ce l'hai lì, perché Biancaneve in quel preciso istante si trova da Shrek, l'abbiamo vista prima, era in casa di Shrek, cosa ti ci voleva? Cioè, da un lato si sa che i cattivi sono i loro primi ostacoli, cioè hanno sempre una visione del mondo tale per cui sono loro i primi a crearsi problemi per riuscire a raggiungere il loro scopo malvagio. Però e dai, cioè ti hanno detto dov'era Cenerentola in un paese lontano lontano, gli hanno detto dov'è Fiona, non gli hanno detto dov'è Biancaneve, poteva chiederlo, la pigliava a tempo zero. È vero che doveva essere fatta risuscitare, non risuscitare. Ah sì, poi ragazzi, il discorso sul bacio di no, sul bacio di Biancaneve ci faccio un video a parte, in parte ne ho già parlato, però una polemica che è nata dal niente, è nata solo in Italia, ragazzi, comunque lasciamo perdere questo discorso. Comunque, poteva tranquillamente scegliere Biancaneve. No, il pirla ha scelto Fiona e mo va presa. Tra l'altro lo specchio magico avrebbe voluto dare qualche informazione in più in merito a Fiona. Però viene interrotto all'improvviso perché Lord Farquaad deve ora realizzare un torneo per trovare il suo campione che salverà al posto suo, ovviamente, la povera Fiona. Che poi, per carità, poverina, meritava anche di essere salvata perché che vita è? E quindi abbiamo il gran torneo. Tra l'altro, ragazzi, non so voi, ma io ogni volta che vedo gli stendardi di Farquaad mi viene in mente il logo di Facebook. Cioè, sono praticamente identici. Solo che Facebook è nato dopo. Facebook dovrebbe essere nato nel 2004. Quindi, boh, c'è stata una copiatura, è puramente a caso, non lo so, però si somigliano molto. E
cosa è successo? Shrek con Ciuchino è arrivato ad Duloc. Tra l'altro bellissimo perché sto film è bello dissacrante come piace a me, no? Abbiamo i cartelli applausi, poi durante il matrimonio abbiamo anche le risate, cioè un pubblico che è comandato, Duloc che è sviluppato come se fosse un parco a tema, cioè è veramente bella proprio la cura che c'è dietro questi dettagli. Ad ogni modo, c'è il gran torneo, durante il gran torneo arrivano Shrek e Ciuchino. Shrek vuole che la sua palude venga sgomberata. Ovviamente Lord Farquaad gli manda tutti contro, Shrek fa il mazzo a tutti, a mo' di wrestler, perché sembra che Shrek sia stato ispirato da un wrestler piuttosto famoso, Maurice Tilley, una roba di questo genere, poi magari ve lo scrivo in sovraimpressione meglio. Si pestano, Shrek la vince e Farquaad dice: ma perché non dovrei approfittare di questo orco? Cioè, per assurdo, vedete, uno dei primi che nota un valore in Shrek è proprio Farquaad, che dice: perché dovrei a questo punto qui renderlo mio nemico? Faccio quello che vuole, basta che mi porti la principessa. Shrek e Ciuchino si incamminano verso il castello di Fiona. Un viaggio piuttosto lungo, e quindi, se due viaggiano, cosa fanno? Parlano. E Ciuchino tira in ballo alcuni degli stereotipi sugli orchi, no? Come per esempio il pane fatto con la farina delle ossa delle vittime, cioè una roba allucinante. E Shrek se la prende perché dice: porco cane, su noi orchi ci sono un sacco di cose non vere. E comincia a spiegargli in un dialogo che si svilupperà in modo su più livelli, cioè sarà stratificato anche il dialogo stesso, comincerà a spiegargli che gli orchi sono come le cipolle, no? Cioè gli orchi hanno gli strati. E Ciuchino comincia a cercare qualcosa di stratificato, ma comunque gradevole, no? Come per esempio le lasagne. Dice: vabbè, sei come una torta, una lasagna, cioè anche loro hanno gli strati. E no, Shrek insiste: no, io non sono una lasagna, io sono una cipolla. Cioè, io non risulto gradevole. E nonostante questo ho gli strati. E la gente mi vede come non gradevole, però deve accettare che gli strati ce li ho. Cioè, più o meno l'idea di Shrek è questa. Invece Ciuchino vede soltanto il primo step, no? Pensando, si sta buttando giù perché è brutto. Invece no, Shrek non vuole essere bello, Shrek vuole essere accettato. Cioè, questa qua è un insegnamento incredibile che La Bella e la Bestia non fa. Tra parentesi, nella Bella e la Bestia spesso mi si scrive sotto al video della Bella e la Bestia: guarda che hai sbagliato la chiave di lettura. Qui l'insegnamento è che l'abito non fa il monaco. Vero, però quello che, lo riripeto, quello che fa il nostro canale YouTube è quello di leggere senza preconcetti quello che ci viene proposto, con l'idea che un bambino che non abbia possibilità di configurare nello spazio-tempo la realizzazione di quel film e che non abbia delle chiavi di lettura precise come può averle un adulto, possa chiaramente partire per la tangente e leggere le cose in modo diverso. Quindi, nel momento in cui tu mi dici: guarda che il messaggio della Bella e la Bestia è l'abito non fa il monaco e non una questione di bellezza esteriore e bellezza interiore, io ti dico: ok, quello che voglio sottolineare è che se un bambino lo sta guardando, glielo devi dire. È questo quello che sto dicendo. Glielo devi far presente. Bisogna far presente qual è la lettura corretta di determinate cose. Da qui il mio grandissimo favore nei confronti dei disclaimer. I disclaimer che spiegano che più avanti ci saranno dei contenuti che vanno letti in un certo modo sono una manna dal cielo. Cioè, è il modo migliore per dare una lettura corretta ed educativa a determinati contenuti, evitando la censura. Quindi, ragazzi, ripeto, ripeto, non è che noi di Ken e Ciappo, ovvero Ken e Ciappo, siamo stupidi e leggiamo tutto sbagliato. Conosciamo qual è la visione canonica dei film. Vogliamo soltanto far presente che ci può essere un pensiero che diverge dal coro e va aiutato a fargli capire che sì, la sua visione può esserci, ma non è l'intenzione dell'autore. È fondamentale, perché se no si rischia di fomentare qualcosa di sbagliato, ragazzi. Ok? Ad ogni modo, Shrek e Ciuchino raggiungono il castello e c'è lo scontro con il drago, dove assistiamo ad una molestia sessuale, perché questo è.
con gli occhi di oggi, i giusti occhi di oggi, questo è, da parte della draghessa nei confronti di Ciuchino. Noi ci ridiamo e scherziamo, però la draghessa, poi, ma per carità, è un animale, quindi si comporta in modo più animale e ci potrebbe anche stare, però diciamolo, è una molestia. Infatti lo stesso Ciuchino le dice: ehi, questo è contatto fisico non desiderato. La draghessa si infatua di Ciuchino, se lo prende, se lo stringe, gli vuole dare un bacio, poi alla fine non ce la fa, però è una discreta molestia e secondo me è importante dirlo. Ovviamente non voglio dire il film va censurato per questo, però sfruttarlo per spiegare ad un bambino che guarda che questo comportamento non va bene, anche perché poi ha sessi invertiti, quindi si muove anche questo su più livelli, ecco, sarebbe il caso di sottolinearlo. Shrek ha anche raggiunto Fiona e c'è anche qui la dissacrazione, no? Che è stato di nuovo molto ripreso negli ultimi tempi per via della discussione sul bacio di Biancaneve. C'è la dissacrazione della scena classica dove c'è il principe che si avvicina e dà il bacio di vero amore. Invece Shrek cosa fa? La prende, la scuote dopo che Fiona si è sistemata, tutto sistemato i capelli, No, Shrek arriva, la scuote malamente e lei si sveglia, stava facendo palesemente finta di dormire. E insomma c'è la fuga dal castello e ce la fanno, la salvano. Arrivano fuori dal castello e si devono mettere in marcia. Solo che c'è Shrek che c'ha ancora indosso un elmo che ha trovato e Fiona insiste che se lo debba togliere. Tra l'altro Fiona tutta posata, nobile destriero per Ciuchino, dà del voi a Shrek, non appena toglie l'elmo e vede che è un orco, subito dà a Shrek del tu, Ciuchino non è più un nobile destriero, insomma crolla tutta la magia epica che stava creando Fiona. E questo è il momento in cui il film meriterebbe di essere visto una seconda volta, perché quando l'elmo viene tolto Fiona gli dice con grande tristezza: sei un orco. E lì di prima acchito uno dice: è semplicemente la delusione, no? Sperava fosse un essere umano. In realtà è molto più profondo questo sei un orco, se già sai della maledizione di Fiona. Infatti, ripeto, il film va visto due volte, perché tutte le reazioni di Fiona alle cose, il desiderio del primo bacio, il desiderio, cioè l'avvicinarsi ma allontanarsi da Shrek, c'è tutta una serie di cose, e anche la sua forza, cioè, che lì per lì non ti spieghi, che invece dopo hanno spiegazione, e quindi le accetti e le recepisci in modo diverso. Ripeto, film da vedere due volte. Fiona non li vuole seguire, Shrek praticamente la obbliga, e quindi partono, però accade una cosa particolare. In modo sistematico, Fiona, durante la notte, vuole chiudersi da qualche parte. Verrà spacciato più avanti per paura del buio, ma in realtà il problema è la maledizione, tanto lo sapete anche voi. Durante queste notti, di nuovo, c'è una finestra di discussione fra Ciuchino e Shrek, no? Dove abbiamo Ciuchino che gli chiede a Shrek perché ha questo blocco nei confronti delle persone. Per quale motivo non vuole avere amici, per quale motivo non vorrebbe averlo come amico, perché vuole chiudere la palude, e Shrek dice: io non ho un blocco, sono gli altri che hanno un problema con me. Per quale motivo gli altri, qui emerge lo stigma in modo molto forte, per quale motivo gli altri mi tengono lontano, perché hanno paura di me, perché devo essere uno stupido, orrendo orco, qui emerge tutta la sua fragilità. E nel frattempo abbiamo Fiona che lo ascolta, ovviamente dal suo nascondiglio, e le cose cominciano a cambiare. Nel frattempo ad Ulok accadono cose ambigue, perché vediamo Lord Farquaad che è nel suo letto e vediamo anche che fine ha fatto la povera mamma orso, perché è utilizzata come tappeto in camera di Lord Farquaad, abbastanza pesantina la cosa. Comunque c'è Lord Farquaad nel suo letto che sta utilizzando a mo' di televisione lo specchio magico e gli dice: fammela vedere ancora la mia cara Fiona. E mentre la guarda sembra che sotto le coperte qualcosa si muova, non si va mai nello specifico, chiaramente un bambino in questo caso non ha i mezzi per capire fino in fondo che cosa si vada ad alludere, però penso che sia alludibile o no.
Ad ogni modo il viaggio prosegue, le cose fra Shrek e Fiona cominciano a cambiare, cominciano ad avvicinarsi un po' i due. Salta fuori questo Robin Hood francese, ma è francese Robin Hood, vabbè. Salta fuori questo Robin Hood che pretende di salvare Fiona, sta per partire il combattimento e invece è Fiona che combatte e fa il mazzo a tutti, no? Quindi si salva da sola, e già qua altro stereotipo sulle principesse che crolla grazie a Fiona. E Shrek rimane colpito da lei, quindi c'è questo avvicinamento, cominciano anche delle robe strane, del tipo che si gonfiano i palloncini, no? Se non sbaglio un rospo e un serpente, Shrek gonfia un rospo e quell'altra gonfia un serpente e lo modella pure. E questa qua è una cosa particolare, perché mi sono sempre lamentato del fatto che venisse fatto vedere ai bambini che il palloncino viene gonfiato e poi vola, ma in realtà c'è anidride carbonica, non c'è elio dentro, per quale motivo dovrebbe volare? Questa è una cosa che mi ha sempre dato noia, però in questo film Shrek è un orco, io non lo so cosa esali un orco, ci può stare che esali effettivamente elio o comunque qualcosa di più leggero dell'aria, e viene il dubbio su Fiona, cioè Fiona di base è una donna umana, quindi dovrebbe esalare CO2, ma c'è di mezzo una maledizione. Cioè io mi chiedo, non è che la maledizione in qualche modo dia a Fiona una forza orchesca? No, perché se questo accade, allora cambia tutto. Cioè, potrebbe anche esalare elio e spiegherebbe anche perché è riuscita a battere tutta, con Matrix Reference, tra l'altro, tutta la cosca di Robin Hood. E spiegherebbe anche perché, dopo che ha preparato a Shrek uno zucchero filato fatto di ragnatele e di mosche, lei si è leccata le dita. Cioè, quindi. E poi mangia anche i rattoli palure. Cioè, quindi, forse dentro di sé è orchessa? È solo esteriormente è umana? Sarebbe da indagare questa cosa. Potrebbero raggiungere la città, ma preferiscono accamparsi con una scusa. In realtà l'obiettivo ovviamente per Shrek e Fiona è quello di rimanere ancora un po' insieme, anche se nessuno ha ancora rivelato niente all'altro. E durante la notte c'è questo dialogo fra Ciuchino e Fiona, dove c'è Shrek che vorrebbe, anche perché è spinto da Ciuchino, vorrebbe rivelare i suoi sentimenti. Però sente una mezza conversazione dove c'è Fiona che dice che potrebbe mai amare, una cosa del genere, che potrebbe mai amare un essere così, ma riferendosi a se stessa. Shrek pensa a se stesso e va a chiamare Lord Farquaad. Nell'incomprensione totale, Fiona vorrebbe confessare anche lei i suoi sentimenti. Shrek ha chiamato Lord Farquaad e arriva. È mattina, quindi Fiona torna ad essere un'umana. E c'è chiaramente il pri pro quo, cioè il litigio fra Fiona e Shrek. Insomma, alla fine Fiona accetta di sposarsi il giorno stesso con Lord Farquaad, così si evita di notte di tornare orchessa e patatrac. Shrek litiga anche con Ciuchino e ora c'è la desolazione di tutti i personaggi. Stanno tutti male, a parte Farquaad, stanno tutti male. Ciuchino, Fiona, Shrek. La draghessa che viene vista, che è lì che piange in un angolo nel fiume, perché già stava male anche prima, l'avevamo vista, poverina, anche se, ripeto, non ha fatto cose proprio belle. Vabbè, lasciamo perdere. E in questa situazione di malessere generalizzato, chi è che prende in mano la situazione? Un personaggio che nasce come spalla comica, ma che alla fine della fiera è un personaggio molto importante di questo film, è Ciuchino. Ciuchino che praticamente dà risalto a quella che è di solito vista come, di solito visto come un difetto dei muli, no? Che è la cocciutaggine. Lui in realtà ne fa virtù, perché cocciutaggine, essere cocciuti, può anche voler dire il non arrendersi mai. Cioè, nonostante ci sia questa situazione bruttissima, Ciuchino si rimbraga le maniche, va alla palude che è stata sgombrata, va da Shrek e gli dice: ascolta, io ho fatto metà del lavoro, metà di questa palude mi appartiene. E quindi c'è questo grande litigio che finisce con una riappacificazione fra i due e il voler appunto prendere in mano la situazione. Ma come si fa? Cioè, come si fa a salvare Fiona adesso da Lord Farquaad? Non c'è tempo. No, il tempo c'è, perché c'è il drago, Ciuchino ha incontrato il drago, la draghessa. E quindi in volo raggiungono Duloc. Siamo arrivati alla fase finale, prendono il drago, arrivano a Duloc, vorrebbero interrompere la cerimonia,
però vogliono aspettare, nel più classico dei classici, che venga detto chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre, ma non l'ha detto perché si salta, perché sta arrivando il tramonto, Fiona non si vuole trasformare, insomma, delirio. Shrek irrompe, tutti lo prendono in giro perché si è innamorato della principessa, anche se lo fanno solo perché spinti da Lord Farquaad, perché tira sui cartelli, insomma, tutto un lavoro così. Delirio, si pissano, il drago si mangia Lord Farquaad, si amano e viva, viva, viva. Tra l'altro il sole è calato, Fiona si è mostrata per quella che era la sua parte orchesca e chiaramente vabbè Farquaad, vabbè che Farquaad conta come il due di picche in questo all'interno di questo film. Farquaad è veramente un personaggio base, cioè serve soltanto come escamotage. Il vero nemico, il vero antagonista di questo film è il disprezzo generalizzato, il disprezzo e il pregiudizio. Comunque, Fiona versione orchessa e Shrek si baciano e abbiamo la trasformazione che, guarda caso, assomiglia tantissimo a quella della Bella e la Bestia, dove però luce, luce, fumi, gas, delirio, e lei è uguale a prima, non è cambiato niente. Oh! Finalmente quello che la Bella e la Bestia non ha fatto. Perché? Perché il punto è proprio quello, cioè la questione non è bellezza esteriore, bellezza interiore, non è abito, monaco, la questione è che se uno è fatto in un certo modo non devi rompere le balle, non bisogna discriminare, questa è la questione. Punto. Cioè, quindi la fata nella Bella la Bestia non è che da vecchia mi diventa una bella fata. Se vuoi trasmettere un messaggio di questo tipo, la fata da vecchia mi tira fuori una, per fare uno stereotipo lo stesso, però vabbè, una bacchetta magica e rimane vecchia. Si può essere una fata anche se non si è belli, ok? Il messaggio dovrebbe essere questo. Cosa che la Bella la Bestia non fa e Shrek sì. Fiona rimane così com'è ed è bellissima lo stesso e Shrek la ama lo stesso così, anzi forse anche meglio, vabbè che lui è un orco, però loro sono belli così. E siamo arrivati alla canzone finale, c'è questa bella chiusura dove c'è Ciuchino che canta, tutti che cantano e credo che ci sia un errore, no? Perché, vabbè, c'è una fata, non è fata madrina, perché la vediamo più avanti, fata madrina, però c'è questa fata che trasforma i tre topolini ciechi, dovrebbero essere i tre topolini ciechi di Agatha Christie, credo, trasforma i tre topi ciechi in cavallo e cocchiere, e già una carrozza guidata da ciechi, cioè nel senso, vabbè, lasciamo perdere. E dopo però partono con Shrek e vissero per sempre orrendi e contenti. Solo che poi li rivediamo durante la canzone, cioè sono partiti e sono tornati, non è chiara sta cosa qui, che suonano il pianoforte, però vabbè, c'è questo piccolo errore. Tra l'altro il finale contiene l'unica canzone cantata del film, anche perché fin dall'inizio Ciuchino vorrebbe cantare, ma Shrek gli dice non cantare, no? Quindi già abbiamo una dissacrazione classica del grande numero da musical Disney, no? E in più l'utilizzo delle canzoni è una cosa che mi è piaciuta molto di questo film, perché appunto non sono cantate dai protagonisti, ma accompagnano delle scene, no? E tra l'altro sono anche canzoni di un certo livello, molto belle, che però non sono fini a se stesse, cioè sono dei passaggi di trama, velocizzano il montaggio, ma hanno un loro perché, e il perché non è facciamo il musical. È contestuale alla storia. Che dire di questo film? Un film che a mio avviso ci voleva, un film che secondo me ha segnato un grande cambio dal punto di vista dell'animazione. Sia chiaro, non è lui che ha dato il via al grande cambiamento, il cambiamento è sempre in corso. Però, essendo un film che vuole dissacrare tutti gli stereotipi precedenti, ce l'ha messo in luce in modo abbastanza palese di quelli che sono i deficit dell'animazione passata, che ripeto, non è che merita di essere censurata, che sia brutta, che sia stupida, per colpa degli autori, semplicemente appartiene ad epoche diverse e va contestualizzata e bisogna aiutare non con la censura, ma tramite appunto gli insegnamenti, disclaimer, eccetera, eccetera, le persone a comprendere le differenze che c'erano all'epoca, perché Biancaneve, ripeto, è un film di fine anni 30, La Bella e la Bestia è un film di inizio anni 90 e sviluppato in America, quindi bisogna capire bene
bene la contestualizzazione di determinati film. Shrek fa questo grande passo, lo rimarca molto bene. Le cose stanno cambiando. Un film di inizio anni 2000, un film che fa capire il nuovo millennio, quali grandi cambiamenti sta portando da un punto di vista sociale, da un punto di vista di inclusività, da un punto di vista della sensibilità di ciascuno di noi. È un film che, ripeto, nella sua comicità trasmette veramente dei grandi messaggi, che anche lui, essendo comunque di 20 anni fa, merita di essere collocato, ok? Però che fa il suo, fa tanto e gli deve essere riconosciuto. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. Il miglior personaggio di questo film per me è Fiona. Ed è Fiona perché? Per un semplicissimo motivo, perché è un personaggio femminile forte, un personaggio femminile che va in contrasto con la più classica idea di principessa, un personaggio femminile che non sceglie la bellezza ma sceglie l'amore, un personaggio femminile che è emancipato, se la sa cavare tranquillamente da solo, con una sua profondità, un personaggio femminile che merita il massimo rispetto e deve essere da esempio. Perché mentre Shrek non si è ritrovato di fronte ad una scelta, ok? Cioè, Shrek si è ritrovato a dover convivere con quella che è la problematica, lo stigma che si porta dietro, problema che gli creano altri, perché nel momento in cui ti insultano, ti discriminano, è qualcun altro che ti crea un problema, non è solo questione, come alcuni ci vogliono far credere, perché il problema è tuo nella tua testa, che credi questa cosa in qualche modo debba farti male. No, il problema non è nella mia testa. Se qualcuno mi discrimina, il problema è che qualcun altro me lo sta creando un problema. Questo è il problema. Comunque, tranquilli. Fiona invece si è ritrovata di fronte ad una scelta. E Fiona, ripeto, ha scelto l'amore. Quindi assolutamente un personaggio positivo e che merita il rispetto di chiunque. Ragazzi, se siete d'accordo con noi, un bel mi piace. Se non lo siete, un bel mi piace lo stesso. Da Kenny c'è poi tutto. Ci vediamo col prossimo film.